The Dreamer, anticipazione del 29 luglio. Jeanne scopre l'identità di Sanem. Sanem, tornando a casa, subisce un altro interrogatorio dalla madre. E intanto Deren e Jeanne finiranno il lavoro. Macbeth parlerà con la figlia Leila dei suoi sospetti su una relazione tra Sanem e Jeanne. È preoccupata, non crede che Jeanne possa innamorarsi di Sanem. Sanem intanto prepara il suo profumo e pensa a Jeanne che ha preso il suo cuore e che nessun uomo è come lui. La mattina poi andrà a parlare con Leila, mentre la mamma si è chiusa in camera. Leila invece non vuole andare al lavoro perché è innamorata di Emirre e non è corrisposta. Poi Sanem cercherà di consolarla, ma Leila le chiede di Jeanne e lei le dice che è complicato. Sanem dirà anche a Leila che ha sempre Osman, che è un bravo ragazzo. JJ è sconvolto, non voleva conoscere il segreto di Sanem e non sa se riuscirà a tenerlo nascosto. In agenzia arriva Jeanne e non saluta Sanem. Poi Deren li chiamerà per una riunione, comunicando che hanno dato al progetto il nome di The Dreamer. Deren incaricherà JJ, ma lui non sarà in grado e se ne occuperà Sanem. In agenzia sopraggiunge anche Ayan e JJ appena la vede scappa, ma Sanem lo ferma e gli dirà che la sua migliore amica conosce già tutta la storia con Jeanne. In agenzia Gulitz cercherà di approcciarsi ad Osman e Leila si mostrerà gelosa. Alla riunione Sanem non parteciperà, sarà il momento di mettersi in contatto con la persona che ha scritto la sceneggiatura per il nuovo spot pubblicitario. Sanem, che vuol far rimanere segreta la sua identità, chiamerà Jeanne con un numero privato per parlare del progetto dei Dreamer. La ragazza, nascosta mentre parlerà al telefono con Jeanne, sarà scoperta e lui, sorpreso, la inviterà ad andare in ufficio a parlare dello spot. Sanem così è costretta a dire a Gulitz che il progetto è suo e informa tutti i colleghi, suscitando la gelosia di Deren. Tutti si complimentano con Sanem e anche Leila ne è felice. JJ intanto si troverà in ospedale e Ayan lo assisterà. Ha avuto un attacco di panico per via di quanto successo. Intanto al quartiere Muzaffer continuerà a fare prova per diventare attore e nel suo negozio rilascerà le sue foto autografate alle clienti perché si considera una stella nascente. Al lavoro Sanem si vuole licenziare, non vuole partecipare al progetto e Jeanne le dice di non rinunciare, è una grossa opportunità per lei. Poi esce dall'agenzia ma ci ripensa, torna sui suoi passi e partecipa alla riunione. Jeanne presenta Sanem come l'ideatrice del progetto. Aileen intanto cerca di insinuare dei dubbi su Sanem in Jeanne, ma lui le dice che è una ragazza intelligente e piena di risorse. Deren è sconvolta perché Aileen continuerà a lavorare in agenzia e ha ottenuto pure un ufficio. Emirre in un primo momento non sarà d'accordo. Aileen spiegherà che ha intenzione di ostacolare Sanem e mandare via Jeanne e lui ancora una volta si farà convincere. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!